E anche oggi 5 ore di lezione, tanti franti e nessun garrone. Quante note ho dato sul diario, stamattina chi sarà il più temerario? Ieri Luca non smetteva di picchiare, l'ha fatta piangere, l'ha fatta sanguinare. Io gridavo e lui rideva forte. Luca è re e la classe la sua corte. Un'altra punizione che serve poco niente. Luca sembra sordo a quel che dice la gente. La sfida, la vendetta e la provocazione, le sue specialità per entrare in relazione. E tutta quella rabbia che mi scoppia me la porto via di qua. E a caso sono nervosa con mio figlio che colpa non ne ha. Oggi Luca non è venuto a scuola, ieri notte c'è stata la retata, il servizio sociale mi ha chiamata, per un anno non rivedrà suo padre. Poi è tornato e c'era un gran silenzio, la lavagna non cancella l'imbarazzo. Ma Luca la sua maschera di ghiaccio ride di Maria che ha rotto il braccio. Che senso hanno le regole se poi non le rispetti? Luca se ne frega e va avanti coi dispetti. Mi scrivo un nuovo corso e cerco di capire, comincio ad osservarlo, mi lascio incuriosire. Lasciare pregiudizi, aspettative, così male non farà. Indossare lenti nuove per scoprirlo, forse mi stupirà. D'oggi Luca ha il banco qui al mio fianco, è più facile cercarlo con lo sguardo. Mi accorgo che anche lui sorride, sempre meno il silenzio ci divide. Gli dico bravo per quello che sa fare, altre volte invece da ignorare. Lo premio se raggiunge il suo traguardo, è orgoglioso, non ha l'aria da beffardo. Aiutami coi gessi, con la fotocopiatrice. Luca nella classe oggi fa il mio vice. Non ero abituato ad essere apprezzato, maestra ti ringrazio per il ruolo che mi hai dato. Essere ascoltato è un'esperienza che mi porto via di qua. Anche oggi 5 ore di lezione.